Ciao ragazze, benvenute nel mio bagno. Oggi volevo condividere con voi la mia pamper routine. Quindi come prima cosa leggo i capelli perché faremo delle maschere. Quindi non vogliamo che i capelli si sporchino e anzi metto anche la mia fascia da orso. Rovinino. Voilà! Comunque, volevo, ora che siamo molto più ridicole tutti insieme, volevo condividere con voi la mia, diciamo, pamper routine. È una routine che faccio per appunto quando voglio rilassarmi o quando sono troppo stressata, sono stanchissima. Questa è una delle cose che faccio per me, ovvero mi prendo cura della mia pelle, mi prendo cura del mio corpo, eccetera, eccetera. Quindi ho pensato di poter condividere quello che faccio di solito. Una cosa, ovviamente, mi struccherò perché c'è bisogno di struccarsi dopo una giornata di dopo una giornata intera, veramente è assurdo. Il primo prodotto che utilizzo è questo olio della Deep Cleansing Oil DHC, sapete già che è il mio preferito. Come vedete, qui c'era quello vuoto e qui c'è quello nuovo perché non posso resistere appunto senza. Ecco, praticamente non so se vedete, ma servono tipo due pompette. Lo mettete nelle vostre mani e lo massaggiate e scioglierà tutto il trucco. Cioè, veramente è magico. E la cosa fantastica è che è un olio completamente naturale e non solo, cioè, adesso io oggi non avevo un make-up super intenso, quindi magari non rende l'idea, ma certi giorni ho tipo gli occhi super super intensi, veramente sembra un panda. Comunque, se questo come si dice, olietto toglie il mascara della Benefit, e fidatevi che se toglie quello, toglie tutto. Detto fatto, veramente. Come vedete, ho un asciugamanino a parte, ovvero per il mio viso. Questi qui sono gli asciugamani che utilizzo solo appunto per il mio viso. Poi, prossimo step che faccio è quello di pulire appunto il mio viso con un sapone. Però utilizzo sempre qualcosa che sia leggermente scrubbante e uso e appunto uso questo qui del brand Dermai. Mi trovo veramente veramente bene, super naturale, veramente fantastico. Metto il link qua sotto se si può trovare su Amazon o online. E appunto bagno il mio viso e passo appunto prossimo step per la mia, diciamo, pamper routine è una maschera. Come vedete, ho dei bei brufoli perché è quel periodo del mese che tutti noi sappiamo. Quindi farò due maschere. Farò una più, diciamo, una che serve per illuminare la pelle e poi farò quella che invece servirà a purificare la pelle. Prima metto quella per purificare la pelle ed è questa qui del brand Hole Erskine. E da questa consistenza, non so se potete vedere, vabbè, magari faccio un close up, è tipo una, sembra tipo zucchero e miele. Ha un sacco di vitamina C all'interno, cosa che fa benissimo alla pelle. E questa qui la metto praticamente solo sulle guance, perché praticamente voglio che la mia pelle sia radiosa sulle guance. Quindi metto questa maschera sulle guance e mentre che aspetto che la maschera appunto agisca, mentre aspetto che la maschera agisca, mi preparo per il bagno, perché per me rilassarsi significa farsi un bagno rilassante e io assolutamente amo fare i bagni, non so voi. Sacco di bolle ed esattamente quello che a me piace, un bagno pieno di bolle, e quello che utilizzo io è questo, diciamo, bagno schiuma Bubble Bath della Bath & Body Works.
Sì, della Bath & Body Works, è fantastico, funziona come le Lash Bomb, ma è 150.000 volte più economico, perché praticamente pagate questo $6, come esattamente una Lash Bomb, però vi dura per tipo un mese e mezzo. Ovviamente quanto ne utilizzate... E niente ragazze, quindi adesso mi rilasso un po' e di solito quello che faccio mentre mi guardo, mentre appunto mi rilasso nel bagno, è mi guardo qualcosa sul computer e di solito quello che mi guardo è o Amici o Uomini e Donne, sì lo so, giudicatemi, però sinceramente la sera sono stanca morta e voglio vedere qualcosa in italiano perché parlo in inglese tutto il giorno e sinceramente a fine serata sono stanca e quindi mi piace vedere Amici o Uomini e Donne, mi rilassano, sì, giudicatemi pure perché mi guardo Uomini e Donne, sono una bambina, lo so, ho Amici, però tra parentesi. Quanto è figo Stefano De Martino? Ragazzi, come prima cosa, appena uscita dalla doccia, come vedete sono ignuda, mi tolgo subito la maschera perché comunque 15-20 minuti che l'hai, quindi la voglio togliere, ma prima di toglierla la massaggio, perché è leggermente scrubbante anche questa, e la massaggio bene, così tutta la vitamina C che c'è all'interno va a finire dentro la mia pelle, insomma. Maschera purificante. La maschera che utilizzo io, questa qui, è del brand Bon Vivant. È un brand coreano, quindi non so se si può trovare in Italia. E questa qui la metto dove ho i miei brufoli, solo dove ho i brufoli, perché secca abbastanza. Perché appunto è per i brufoli. Quindi tipo la metto un po' così a caso. Ovviamente sul naso, perché il naso si sa che è pieno di punti neri. E voilà. Quindi lascio questa maschera così per 10-15 minuti e poi ci ritroviamo dopo. Magari non sarò più ignuda, ma sarò vestita. Ok ragazzi, mi ero completamente dimenticata di avere la maschera. Sono esausta, è tipo il fine settimana. E tipo sono... weekend? Quando arrivi? Ti sto aspettando. Comunque mi sciacquo la maschera. Certe volte mi chiedo, ma perché mi faccio vedere così su YouTube, ma poi su Snapchat e su Instagram? Tra parentesi, se non mi seguite vi lascio i cosi qua, dovreste seguirmi perché le mie storie sono molto divertenti. Però comunque su Instagram, story e Snapchat mi faccio vedere in condizioni ancora peggio. Quindi alla fine ho detto, ma sti cavoli, chi se ne frega se mi vedono così? Cioè alla fine questa sono io e amen. Il prodotto che utilizzo è questo siero qui ed è praticamente un siero, anche questo alla vitamina C. Praticamente lo spalmo un po' sulle mie mani e lo passo sul mio viso e sul collo anche. Ricordatevi il collo! Il prossimo passaggio è la crema e sto utilizzando questa della Tarte perché mi è finita la mia crema che stavo usando, che è questa qui della La Neige. Mi sembra di averne parlato nel video dei preferiti e comunque mi piace veramente veramente tanto, è fantastica ed è praticamente a base acquosa. A me piace tantissimo queste creme a base acquosa perché la sera ho bisogno di un sacco di idratazione perché fuori fa freddo. Anche se ieri a Toronto è stato il giorno a febbraio più caldo nella storia di Toronto, cioè ci sono stati 17 gradi a febbraio e sono pure stata intervistata dalla TV, tra parentesi, se vi interessa. Non penso che vi interessi. Comunque applico la crema della Tarte, anche questa è praticamente finita, cioè praticamente sono in crisi creme idratanti. Domani devo andare da Sephora assolutamente a comprare la Tarte e anche questa la... appunto spalmo anche questa della Tarte, mi piace tantissimo, è super super idratante, si chiama Tarte Rainforest, no, Drink of H2O. Taccio e mettere la crema occhi e uso sempre di questo brand che si chiama Ole Erskin e la metto sui miei occhi. Questa qui è penso che sia, a parte che è buonissima, ha un odore buonissimo, perché praticamente è al, come si chiama in italiano? Cucumber, al cetriolo, eccolo.
è al cetriol, quindi come se praticamente vi mettete due cetrioli sugli occhi ed è super super idratante. La cosa che devo fare, metto il mio siero antibrufolo di tipo coso rosa, non so neanche come chiamarlo, e praticamente lo mettete solo sui brufoli, quindi sui brufoli già nati. Ovviamente non rimettete lo stesso cosino sullo stesso brufolo, oppure sui brufoli che devono nascere, quindi tipo questo che domani nasce e questi due, e boh. E voilà, quindi ho messo questo, mi tolgo questo. Grazie, quindi io, la mia pelle pulita, super rilassata, super idratata, con i puntini rosa, vi saluta. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando mettete un mi piace e noi ci vediamo alla prossima, ciao!